Quando si dice che oggigiorno l'economia è immateriale, ammazza, però non è che per farti vestire sta gente dovremmo scendere a sti livelli terra terra. Scusa Stefano, dicevo per perorare la tua causa. D'accordo, sono passato dalla scala e il passo è ripasso, almeno non perdi il fondo, devi far paro la pietra passo. Ho capito, Alvaro! Oh, ma che sei andato davvero? Io devo ancora fare ripasso, mannaggia! Oh, tanti anni che ci conosciamo, io ci sapevo che tu per non hai altro, Alvaro. Ammazza, come quell'attore, quello bravo, quello che ha fatto pure Viva la Foca, no? Che Dio la benedoca. Alvaro mi dà, no, però mi sa, viva la fuga era poco. Vabbè, meglio che mi sto zitto e scaso la Madonna, va. Smettila, Alfredo, non stringere, mi fai male, ti prego, mi fai male. Ah, abbastanza esigente. Nel senso che sono una ragazza che dà tanto, ma pretende anche tanto. Mi raccomando, sbiancami soprattutto tutta gli occhi che stamattina mi sono svegliata con certe forze. Smettila, Alfredo, non stringere, mi fai male, no, ti prego, mi fai male. Bravissima gente, ha molto bene la gamba. Senti, adesso per sicurezza ne giravo giusto un'altra. L'unica causa, cara. Neanche la bambina in primo piano ci sorrideva. A noi che ormai eravamo il padre o la madre nella soggettiva di quell'inquadratura come per chiederci il permesso di andare. E poi via, anche lei iniziava a inseguire il mare che si ritirava. E così. Si tratta di Anna. Ancora zucchero? Marco. Giusto maestro? No, salutavo, non ascoltavo, salutavo Teresa del Sio. Per favore, i bambini, via un po'. Allora,
Io vorrei di cavallo morto. Col tuo alito forte mi hai detto ti amo! È una rosa passiva. Una rosa passiva trovata. Forza ritmo, Roberti! Forza ritmo! Vai! Ritornello! La notte a lavorare il giorno non va, seduto a russare. Non conosci il sole, soltanto la luna fa luce per te. Si fa il bonifico, non fa bene. Perché quando siamo noi artisti e loro pubblico, in questo orgasmo cosmico, le bollette si pagano da sole, i mutui si estinguono da soli, e Mattia è sempre più incazzato, non capisco perché. Questa canzone è solo per voi. Voi siete il nostro pubblico, siete il nostro pubblico, pubblico che può partecipare a questo rito orgiastico. Senza di voi Argentini saremmo ormai perduti. Argentini! Frida, ciao.
Allora, muscoli, vai. Non lo fermo, eh. Indietro, in basso. Immaginano mille cose uno dell'altro. Con la spalla avanti un po' più fondo degli anni. Passa una donna nero vestita che dimostra tutti i suoi anni con gli occhi inquieti sotto il velo e le labbra tremanti. Passa un gigante tatuato. Un uomo giovane con i capelli bianchi. Una nana. Un mezzo. Muove continuamente Chloe, la più casta delle città. Se uomini e donne cominciassero a vivere i loro primi sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona con cui cominciare una storia di inseguimenti, di finzioni, di malintesi, d'urti, di oppressioni. La giostra delle fantasie si fermerebbe. A terra gli abitanti si mostrano di rado, hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo, tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui ci si appoggia. E nelle giornate. Quando le case vengono smontate, restano solo i fili. È accaduto che, faccio una premessa, il buon vecchio Annibale, che non era affatto vecchio perché è morto a 66 anni e quando ha attraversato le Alpi ne aveva 26, pensate, un generale di 26 anni che porta 90.000 uomini con tutta la salmeria e tutto quanto attraverso mezza Europa e tiene in scacco per 16 anni l'esercito romano in Italia. Aveva 26 anni, non so come facesse a dormire la notte all'idea di quello che stava facendo, chissà che cosa aveva che lo spingeva, qualcosa di assolutamente eccezionale. Comunque, chiuso questo, lui non è stato solo un grande generale, è stato un grande diplomatico, un grande corsaro nella seconda parte della sua vita e anche un grande costruttore di città. Lui amava molto Ercole e nel mito di Ercole, Ercole è anche un costruttore di città, quindi in qualche modo aveva Ercole come mito. Quindi, e lui è un mito che si rifaceva a sua volta a un altro mito. E tra le varie città che aveva costruito ce n'era una in Armenia, al confine con la Turchia, l'attuale confine con la Turchia, proprio sotto il monte Ararat. C'era una città che si chiamava Artaxata, in nome di un re che si chiamava Artaxerxes. Vado a vedere questo luogo. Era un posto interessante, rovine coperte di licheni, a poche centinaia di metri i fili spinati della Turchia, luogo interessante diciamo, però non riuscivo a sentirci la voce di ciò che cercavo, no? Il grande personaggio che era passato secoli e secoli prima. Sono arrivato lì, che cosa ho fatto? Indovina che cosa ho fatto? Ho deciso di partire, di tornare in Italia, dovevo andare a Roma, di andare a Roma senza la carta, soltanto chiedendo alla gente, entschuldigen Sie, nach Rom, la strada per Roma. Era bellissimo, le facce della gente, avevo intorno, la gente che si faceva in 4, in 12, per dirmi qual era la strada, no, mi conviene prendere là il passo, quell'altro, ma no, interveniva un altro fuori dall'osteria, ma sei matto a mandarlo lì, venga dentro a mangiare con noi, e si discuteva tutta la sera sulla strada migliore da fare, magnifico, no? Basta uscire di casa, no?
con il desiderio di guardare le cose più da vicino, con la voglia di incontrare persone. È una smania che si eredita dagli antenati, è una questione di genetica. Si viaggia per indignazione, per noia, perché si hanno un sacco di soldi, ma anche per un milione di altri motivi. Ma io non parlo di una vacanza, parlo proprio di un viaggio, con aria da amici nomadi, o chiedere consigli. La guida la si compra per ultima, se la si compra. Si va a caccia di toponimi, i nomi dei luoghi, si calcola tanto, e miniaturizzare il bagaglio. La valigia in casa rimane aperta per giorni, è l'ultima cosa che si chiude, e di viaggio in viaggio si riduce, si perfeziona, si affina. Un viaggio comincia sempre così, con un affascinante inventario, e ci vuole coraggio a buttarvi tutta di piedi, seguendo le pieghe della pelle, delle relazioni, i sensi unici, soprattutto niente autostop. Zero, il rettilineo ti mangia la vita, un interminabile nulla, una condanna come la galera. Niente città, niente Assisi, Perugia, Foligno. Viaggio fatto di curve nella pancia del paese, migliaia di curve, affalcata, a culo basso, curve morbide, spigolose, su e giù per le salite, incontro surreali cartini. Gente strana, confonde le baie con le valli, le isole con le cime, le taverne da Lanciporto con i rifugi di montagna. I conti tornano. I cori montanari cantati a fil di mare diventano cosmogonia, percezione di una genesi. Ma certo, stiamo veleggiando sulle Alpi. Il Mediterraneo è davvero un mare di montanari, uno spazio di pastori diventati capitani. Le Alpi iniziano a fil di mare, là a est, in un posto di nome Vrie. Quando vedevano una donna che li aveva belli, li prenotavano con 3 anni di anticipo. Continuano, si rincorrono, piegano a sud-est, ben presto diventano Alpi Liguri, ci girano intorno come una mandria in fuga, il grande curvone di Cuneo. Andiamo. No, non è mai vero. Aspetta, faccio la corda bello, perché il La maggiore settima fa sempre un bel atmosfera. Oh, bello questo. Perché se faccio così? Troppo da canzone. È troppo Battisti, se faccio così. E mia. Fate la cera con il comare. Ragazze, un attimo, scusate, c'è Marco Sforza qui che sta cantando. Potete abbassare il volume? Parcheggiare un po' la lingua. Grazie. Dai, che tardi, dopo c'è il DJ. Da coccoluto, vita la sigla. No, lo faccio io prima. Sono io, lei con me. Vita da single, vita da cani. Sorrido e ripenso a quel giorno oggi in cui mi tuffai nella mia libertà. Ma che libertà d'Egitto, quanto mi costa mantenere un affitto, per non parlare dei rapporti sociali e delle spese alimentari. Ricordo cosa disse mia madre, non durerai neanche un mese. Ma vuoi sbrondolarti un po' addosso, vuoi piangere senza essere visto, vuoi cantare a sguardare. La.
il tempo, un bacio rubato alla tua bocca. Mi basta il colpo al cuore, ha donato un altro giorno. La fiducia che avevo oramai è stata scalfita. Sei solo soltanto una povera donna di mare cascata. Il tempo e la luce di vincere regala una prova. E lo stesso che ho usato a cambiare la cambiasse la natura. L'orgoglio che avevo